L'ira funesta di David Favia non è sopita. Si desti e bruscamente chi pensava che con l'apertura della scorsa settimana sul welfare da parte di Gramillano le acque di maggioranza si fossero calmate. Favia torna all'attacco, chiede oltre al welfare risparmio nella gestione della cosa pubblica, rispetto del programma. Andiamo con ordine. Il deputato aspetta da Gramillano e dal PD risposte in tema di risparmio. Vogliamo i tagli alle muse subito. Faccio un esempio ai cittadini. Noi abbiamo detto semplicemente il problema muse. Ci sono da occupare due posti che costano 100.000 euro. C'è una persona capace che è disponibile a occuparli, a fare tutte e due le funzioni per 50.000 euro. Respinge al mittente le accuse di pensare solo alle poltrone, attaccando duramente il Partito Democratico. Il Partito Democratico accusa gli altri dei propri difetti, cioè ha dato dei poltronisti a noi e ha preso tutte le poltrone. Entro fine mese, dice Favia, vogliamo risposte, delibere vere, non chiacchiere. Il PD intanto prova a cautelarsi, c'è da approvare il bilancio comunale e ogni voto torna buono. Sui giornali di oggi il flirt di Benaducci con Duca, Sinistra e Libertà, e Quattrini, Grillo, che non dicono ancora sì, ma non dicono neppure no. Un possibile allargamento a sinistra che Favia stronca subito, o noi o loro. Ah, voi avete rotto le scatole, adesso mettiamo Duca e Quattrini in maggioranza così sminiamo la vostra golden share. Beh, credo che siamo davanti ai più bassi livelli della miseria politica che siano assolutamente possibili. A queste condizioni noi non ci stiamo, nel senso che un allargamento della maggioranza solo contro e non per non ci troverà mai d'accordo fino al livello di andare all'opposizione.